Ciao da Afsim, Morata 2022, mormorata, rinnovo del prestito per un'altra stagione dall'Atletico Madrid, quindi la Juventus ha versato 10 milioni all'Atletico per avere Morata in prestito oneroso nella stagione 2021 e altri 10 ne verserà per la stagione 21-22, per un totale di 20 milioni per il solo prestito, con il riscatto non obbligatorio, che resta quindi fissato al 30 giugno 2022, entro il 30 giugno 2022, per 35 milioni, per un totale semplice di 55 milioni di esborso per il cartellino, se al termine anche di questa prossima stagione la Juventus deciderà di riscattare, quindi di trattenere Morata, e in più ci sono 5 milioni netti di stipendio a stagione, con il lordo che più o meno dovrebbe essere intorno ai 2 milioni e mezzo con il decreto crescita. Quindi si fa facile a capire quanto la Juventus spende per Morata, tutto compreso per queste due stagioni, e cioè sostanzialmente 35 milioni. Quanti e quali attaccanti la Juventus avrebbe potuto prendere per questa stessa cifra complessiva su due stagioni, magari acquistandoli o con la stessa formula o anche direttamente a titolo definitivo? Vi faccio un semplice nome, uno che abbiamo visto proprio in un raffronto a distanza, ma nello stesso terreno di gioco con Morata l'altra sera, e cioè Alexander Isak, attaccante della Svezia. Perché noi abbiamo visto la partita tra Spagna e Svezia e abbiamo visto un Morata deludente, un Morata che ha sbagliato un paio di gol e che è entrato nel vortice della contestazione da parte dei tifosi spagnoli, e non è la prima volta, e dall'altra parte un Isak che un pallone ha toccato e ha creato un'occasione da gol clamorosa che è terminata poi con una deviazione ed un palo. Mentre Morata è nato tra l'altro il 23 ottobre 92, quindi quest'anno farà 29 anni, la bellezza di 29 anni, e quindi la Juve andrà praticamente nel caso a riscattarlo come giocatore già trentenne. Isak è nato il 21 settembre 99, quindi deve ancora farne 22 di anni, e al momento in cui è stato acquistato Alvaro Morata, Isak, secondo Transfermarkt, acquistato l'anno prima nel 2019 dalla Real Sociedad per 6 milioni e mezzo dal Borussia Dortmund, valeva circa 22 milioni. Quindi forse Isak con 35 milioni, anche compreso lo stipendio, te lo potevi portare a casa. Più o meno, diciamo che 22 milioni sono i 20 milioni che la Juventus spende per Morata su queste due stagioni, e avresti avuto forse un attaccante più forte, ma sicuramente più giovane e di prospettiva. Adesso Isak, pensate, ha raddoppiato quasi la sua valutazione di mercato, e cioè 40 milioni, e quindi vallo a prendere, se buonanotte. Ma chiaramente non dobbiamo stare subito ad avere dei rimpianti o dei rimorsi per operazioni non fatte e per operazioni fatte. Dobbiamo contestualizzare questa scelta della Juventus, tra l'altro lungamente preannunciata, di trattenere Morata un altro anno. Quando è stata approntata l'operazione Morata, io ve la dipinsi, ve la descrissi come un'operazione molto favorevole, molto vantaggiosa. Perché cosa dissi? È una bella operazione perché intanto spendi 10 milioni per un anno, che non sono pochi, però comunque non, difficilmente potresti prendere alla stessa cifra un altro attaccante. Prendi un attaccante che sicuramente ha dei difetti, ma probabilmente si ritroverà alla Juventus dopo essere stato lontano e non aver trovato la quadra tra Real Madrid di ritorno, Chelsea e Atletico Madrid, e se poi dovesse deludere lo rimandi indietro. Il problema è che Morata forse quest'anno ha deluso un pochino, o quantomeno ha confermato di non essere il Morata che avevamo lasciato nel 2016, ma lo stesso che poi è stato a Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, con alti e bassi, con un atteggiamento umorale, e la Juve invece di rimandarlo indietro lo riconferma. Il che fa pensare che se Morata dovesse fare la stessa stagione di quest'anno, anche l'anno prossimo con Allegri, la Juve poi lo riscatterebbe pure, con un'operazione a quel punto non so quanto vantaggiosa, andando a riempire la casella del centravanti per anni, senza la possibilità di un upgrade che forse qualcuno auspicherebbe, visto appunto che Morata non è sembrato quello che ci aspettavamo, che speravamo. Anche se con Allegri magari potrebbe tornare a fare meglio. Meglio di cosa? Quali sono stati i numeri di Morata nella stagione 2021? Morata con Pirlo, Morata under Pirlo, ha giocato 44 partite, 20 gol e 12 assist. Tu dici, su 44 partite mi fai un totale di 32 tra gol e assist, sei andato alla grande. Il problema è che è netta la divisione tra il primo Morata e il secondo Morata, ma direi anche il secondo e terzo, perché dobbiamo andare a dividere un terzo e due terzi di stagione
grosso modo, nell'andare a suddividere queste 44 partite. Per cui Morata, dalla prima presenza del 27 settembre all'ultima presenza di questo miniciclo del 19 dicembre, partita col Parma, ha segnato 10 gol e fornito 7 assist in 16 presenze tra Serie A e Champions League. E quindi 17 tra gol e assist su 16 presenze, significa 0,6 gol a partita e 1,06 gol o assist a partita. Numeri importanti. Però tutto questo è andato poi a terminare già dalla partita successiva con la Fiorentina, 0-3 in casa, del 22 dicembre, per finire quest'altra parte della stagione al 23 di maggio, quando ha fatto anche due gol nell'ultima partita col Bologna. E quindi in quest'altra metà, se 20 sono i gol totali, 10 sono i gol anche nella seconda metà, con soli 5 assist però, quindi 2 assist in meno, in 28 partite. Quindi prima metà, prima parte, 16 partite, 10 gol e 7 assist. 28 partite, 10 gol e 5 assist nell'altra parte, che significa 0,36 invece che 0,6, quasi la metà, gol a partita, non a minuti ma a partita, e 0,53, esattamente la metà di 1,06, grosso modo la metà di 1,06, gol più assist a partita. Cioè praticamente ha quasi dimezzato, sia per i gol che per i gol più assist, il suo rendimento tra la prima e la seconda parte. E quindi se nel complesso Morata può aver fatto anche una stagione positiva, è stato il secondo della rosa per gol, 20, il secondo della rosa per assist, 12, ha fatto circa 1,3 keep assist a partita e 2 tiri a partita, questo diciamo complessivamente, però poi nello specifico ci sono stati degli alti e ci sono stati dei bassi. In questo senso Morata possiamo dire che abbia deluso, o quantomeno non abbia fatto una stagione esaltante in questa Juventus targata Pirlo. Quindi la scelta della Juventus di confermarlo può essere una strategia, diciamo, anche disperata, cioè non c'è a questo punto, dati 10 milioni al Atletico Madrid, un attaccante che puoi andare a prendere per una cifra inferiore al residuo? Al residuo, perché del residuo a questo punto dobbiamo parlare, cioè se la Juventus avesse rispedito Morata all'Atletico Madrid, al di là che forse l'Atletico non l'avrebbe minimamente voluto, e comunque attenzione, 10 milioni, perché si era parlato, no, la Juve sta attendendo su Morata perché sta cercando di limare il prezzo per ottenere uno sconto a 8 milioni. Diciamo che sarebbe stata una cosa assurda, hai concordato 10, devi dare 10, ma infatti 10 vengono dati. A quel punto, dicevo, dati questi 10 milioni sarebbero stati persi, cioè sarebbero stati sfruttati per una stagione non da 10 milioni, perché Morata con questa stagione qui secondo me non è valso 10 milioni di esborso, andandolo a vedere su più anni, e poi ci avrebbe dovuto mettere altri soldi per andare a prendere un altro, con appunto Isaac che nel frattempo ha raddoppiato la sua valutazione, Ken anche, che è ben più difficile da andare a prendere rispetto all'anno scorso all'Everton, dove pure si sarebbe potuto fare un'operazione di tipo prestito. Adesso dovrebbe tornare all'Everton, però ha fatto un'ottima stagione al Paris Saint Germain, quindi ci sono tanti giocatori che adesso è più difficile andare a prendere, e allora la Juve forse si è trovata costretta a confermare Morata. Ma ognuno poi può esprimere la sua opinione dicendo se è un'operazione a questo punto vantaggiosa, se è una scelta a questo punto che fa ben sperare per il futuro oppure no. Io dico semplicemente che con Allegri magari possiamo ritrovare un Morata migliore, cioè quello che aveva lasciato la Juventus proprio con Allegri in panchina. Dobbiamo solo sperare questo, non credo ci sia altro da fare, perché poi se andiamo a vedere quello che ha fatto fino a questo momento e la prospettiva che abbiamo, ripeto, di un Morata trentenne che diventerà titolo definitivo della Juventus, se sarà riscattato a termine di questa stagione, non è che c'è molto da gioire, anzi abbiamo praticamente un condizionamento definitivo sul centravanti, come ho già detto, perché poi non è che ne vai a prendere un altro, questo è, questo ti tieni e questo ti ritrovi. Nel frattempo dobbiamo anche capire che cosa farà Cristiano Ronaldo. Da Ronaldo col Morata e un Dybala fuori, praticamente sempre ai box, con l'aggiunta di Chiesa e Kulusevski, soprattutto quella significativa di Chiesa, a Morata con Dybala più Chiesa e Kulusevski senza Ronaldo, questa potrebbe essere la formulazione del nuovo attacco della Juventus tra 2021 e 2021-22, tra Pirlo e il ritorno di Allegri. Che cosa farà Ronaldo? Ancora non si è capito, o forse sì. Voglio ritornare un attimo sulle dichiarazioni di Ronaldo pre-partita con l'Ungheria e tenere conto anche della sua doppietta. Perché sì, doppietta, è entrato nella storia, miglior marcatore della storia degli europei, delle fasi finali degli europei, ha superato Platini a 9 gol, è arrivato a 10 e poi ha fatto subito dopo 11. Unico calciatore ad aver disputato 5 europei nella sua carriera, partendo dal 2004, ne ha fatti tutti e neanche vinto uno.
però che prestazione aveva fatto Ronaldo fino al minuto 80, cos'era, 85, 87, che ha segnato il rigore contro l'Ungheria? Una prestazione scialba, una prestazione non esaltante, una prestazione da Ronaldo della Juventus, da Ronaldo della Juventus, cioè un giocatore che non salta più l'uomo, un giocatore che non ti fa la differenza negli spazi, un giocatore che non riesce ad essere ben associativo con i compagni, che non riesce a fare triangolazioni belle giocate, che riesce semplicemente a segnare su rigore o su una situazione comunque favorevole dove la difesa si apre, ma se c'è la difesa chiusa non è più il Ronaldo del Real Madrid che la difesa te la scardinava e che riusciva comunque a segnare, a fare cose strabilianti, dobbiamo ammetterlo, dobbiamo dirlo chiaramente. È chiaro che l'età avanza anche per lui, questo incide, quindi non è che Ronaldo ha smesso di essere forte, è semplicemente che il tempo passa anche per lui, però il tempo passa con lui che ha la nostra maglia addosso, non quella di un'altra squadra, quindi i conti col tempo li dobbiamo fare, li deve fare nell'ambito Juventus, non altrove. E quindi, anche se è triste, sarebbe triste salutare Ronaldo dopo questo europeo, e quindi che lui ha nel frattempo la maglia del Portogallo addosso, dopo che l'avevamo preso con lui che aveva la maglia del Portogallo addosso post mondiali, cioè tra mondiale ed europeo, con lo slittamento dell'europeo di un anno, abbiamo questi tre anni in cui Ronaldo si è inserito dentro con la maglia della Juve, cioè Ronaldo alla Juve sta tra un mondiale e un europeo, tra il Portogallo e il Portogallo, e se dovrebbe andare a questo punto in punta di piedi. Però le sue dichiarazioni sono state abbastanza chiare: che cosa farò dopo, se alla Juve o altrove sarà comunque la cosa migliore, ma adesso non penso al mercato, penso agli europei. Agli europei ci sta pensando, già due gol in questa prima presenza, anche se ripeto non è stata una partita esaltante. Poi è chiaro che i titoli sono quelli: Ronaldo batte i record, Ronaldo Goat, Ronaldo segna, alcuni addirittura dicono il Ronaldo del Portogallo, oltre che quello del Real Madrid, non è comparabile a quello della Juve, cioè quello della Juve è un altro Ronaldo, è inferiore per prestazioni e forse è colpa della Juve, ma secondo me è il periodo, perché anche col Portogallo Ronaldo, al di là dei gol, di prestazioni strabilianti, non ne ha fatte tantissime in questi anni. E quindi poi la Juve dovrà regolarsi sul da farsi. Se lui dice questo, significa secondo me che lui vuole assolutamente andarsene, ha già deciso da tempo ed è una cosa di cui sono convinto ormai da mesi, ma deve trovare una destinazione che evidentemente non ha ancora trovato. Per questo dice se alla Juve o altrove. La Juve il contratto glielo offre, cioè con la Juve lui il contratto ce l'ha, altri 31 milioni netti più il lordo che dovrà sborsare la Juve, più 25 milioni di costi a bilancio per l'ammortamento del cartellino su quei 100 milioni su un contratto quadriennale di pagamento per il Real Madrid, e quindi lui una stagione la può fare fino al 30 giugno 2022. E un'altra squadra che gli offre gli stessi soldi o comunque che gli fa un contratto evidentemente ancora non l'ha trovata, ma se dovesse trovarla, se dovesse spuntare, per esempio si dice il Paris Saint Germain, ma dipende dove va Mbappé, per esempio Ronaldo se ne va, perché è quello che vuole fare, è quello che pensa di aver già deciso. Nel mezzo però consentitemi di dire che non è una bella situazione, perché la Juve deve stare ad aspettare Ronaldo, le sue decisioni, e nel frattempo deve fare mercato comunque in funzione di qualcosa, di un'ipotesi che Ronaldo c'è o non c'è, e cambia tutto nel mezzo, senza contare che un Ronaldo che poi torna alla Juve, cioè rientra alla Juventus, resta alla Juventus perché non ha trovato un'altra squadra e si è capito il discorso, o addirittura un Ronaldo che dovesse tornare ma poi andarsene a luglio inoltrato con il precampionato iniziato, sarebbe veramente avvilente. Quindi mi auguro che Ronaldo prenda la sua decisione il prima possibile, anche il 12 luglio se il Portogallo dovesse arrivare in finale dell'Europeo, cioè proprio il prima possibile, il primo giorno utile dopo l'Europeo o dopo l'Europeo del Portogallo, perché altrimenti la situazione è veramente complicata. E l'attacco della Juventus, a parte la prima operazione di mercato della Juve, quindi la conferma di Morata, è ancora tutto da definire, ferma restando la speranza che resti Dybala e la certezza Federico Chiesa. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito sull'attacco della Juventus e sul calciomercato tra Ronaldo e Morata. Like al video se vi è piaciuto, ditemi quindi come la pensate, iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video. Abbonatevi per partecipare live in chat ai post partita dell'Italia, tra cui quello di stasera tra Italia e Svizzera, e per non perdervi tutti i giorni alle 13 il mio podcast in esclusiva. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!